L'ultima alluvione era stata vissuta come una specie di trauma dai cittadini dei quartieri di Taureana e Tonnara. Fango e acqua nelle case, strade allagate e residenti bloccati senza potersi muovere per quasi 2 giorni. Da alcune settimane l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire nei punti critici per evitare che eventi come quello dello scorso dicembre si ripetano ogni qualvolta un acquazzone colpisce la zona marina della città. Stiamo per ultimare dei lavori importanti, urgenti che mai purtroppo erano stati fatti nelle zone di Tonnara, segnatamente nei pressi della rotonda rotatoria d'ingresso, a Taureana e a Pietre Nere. Cosenza è città europea dello sport 2020. La comunicazione della conquista del prestigioso titolo è arrivata nel mese di ottobre dello scorso anno dalla delegazione italiana della Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Questo il dato ufficiale, non confutabile, che però si deve rapportare inevitabilmente ad una struttura pubblica che avrebbe potuto e dovuto rappresentare il fiore all'occhiello per la città d'Abruzzi in materia di impianti sportivi all'avanguardia. Eccolo il centro polivalente polisportivo. La magia del balletto al Teatro Comunale di Catanzaro per un nuovo appuntamento della stagione Ama Calabria. Ad esibirsi sul palcoscenico il Classical Russian Ballet di Mosca, una delle compagnie russe di danza classica più prestigiose, fondata nel 2014 da Hassan Usmanov e impegnata da allora in tournée in tutto il mondo. In scena la Giselle, l'opera simbolo del balletto romantico, divisa in 2 atti con musiche di Adolf Charles Adam. La protagonista, Giselle, è una giovane contadina dell'arenaria medievale, interpretata da Natalia Kungurtseva, mentre Alpret, Dmitry Smirnov, è il giovane aristocratico sotto mentite spoglie che la farà innamorare di lui.